Gentili amiche ed amici all'ascolto, il più cordiale buon pomeriggio dall'Omnisport Bercy. È il grande giorno, il giorno della finale del 31esimo campionato d'Europa, Italia-Spagna. L'Italia contro le Furie Rosse, si ripete la finale del 1983. Allora, pensate, anche quella volta in Francia a Nantes vinsero i Gazzurri 105-96. L'anno dopo andarono alle Olimpiadi a Los Angeles, fu l'ultima Olimpiade. Da allora mai più, fino a quest'anno, conquistata qui a Parigi l'Olimpiade del 2000, e dunque fra corsi e ricorsi storici un evento da vivere intensamente, un grande evento. L'Italia vice campione uscente, arbitri lo sloveno Rems qui a destra nel teleschermo e il francese Dorizon a sinistra. Eccolo qui Dorizon, padrone di casa. Questo è un meraviglioso colpo d'occhio dell'Omnisport Bercy, circa 20.000 persone stipate all'interno del mega impianto francese. Questo è il quintetto di partenza di Lolo Sainz, grande maestro delle Furie Rosse: Rodriguez 8, Jimenez 9, Herreros 11, De Miguel 13, Reyes 14. Fuori in partenza il gigante di 2 metri e 20 centimetri Roberto Dueñas, che è già stato scelto nei draft NBA da Chicago. Questo invece lo starting five, il quintetto di partenza dell'Italia: 7 Gregor Fucsiga, 9 Alessandro De Paul, 10 Carlton Myers, 11 Andrea Meneghin, 14 Roberto Kjačić. Al mio fianco per commentare questo evento, dicevo, corsi e ricorsi storici, quanti incroci, e che filo conduttore, sembra un romanzo. Ecco Andrea Meneghin, in panchina c'è Papadino, che c'era invece in quella fase d'oro del basket italiano, quando l'Italia vinse la medaglia più importante a Nantes dell'Europeo 83 e poi andò a Los Angeles. Dado Lombardi, buonasera, buonasera a tutti. Una grande partita stiamo per assistere. Devo dire che ieri sera mi sono emozionato in maniera incredibile. Io spero di aver fatto partecipare tanta gente alla mia emozione. Grandi stimoli, grandi sentimenti, paure, ma alla fine grande gioia. Io spero che stasera vivremo un'altra grande giornata di grande spettacolo e sono convinto che ci seguirete fino alla fine e tiferete con me. Insieme a me, Forza Italia. E allora in apertura vogliamo ricordare i ringraziamenti a Telepiù, grazie alla quale abbiamo potuto offrirvi questo fine settimana splendido da Parigi, la semifinale di ieri contro la Jugoslavia e oggi questa finale europea contro la Spagna. Diciamo che il bronzo se l'ha aggiudicato la Jugoslavia battendo nella finale per il terzo posto la Francia, e dobbiamo dire anche che ieri sera quella partita vibrante e incredibile, prima vinta, poi persa, poi rivinta nei minuti finali, è stata seguita mediamente da oltre 3 milioni di persone, tutta la trasmissione di quasi 2 ore, pensate, nel secondo tempo 3 milioni e mezzo di media e una punta massima di 4 milioni e 6, quasi 4 milioni e 600 mila persone, quasi il 23%, una media altissima nel secondo tempo di quasi il 18%, quasi 1 su 5, vogliamo dire grazie a sì, questo pubblico fantastico. Devo ringraziare loro, devo ringraziare te, Lauro, devo ringraziare la RAI che mi ha dato questa grande opportunità. Io non credevo che ci fosse tanto da lavorare e tanto da soffrire, ma ringrazio. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza incredibile, Franco, da Antibes a Reims, tanti spot, tante ore perse, tante ore vissute bene, tante ore incredibili, e fra poco mi rituffo nel mio campionato, Franco. Con la tua reggiana, Cimurri ti sta tartassando. Guarda, state... Chiarino mi ha telefonato 20 volte, mi disse: Dado, torna perché dobbiamo fare la squadra. E allora buon divertimento anche a lui. Cinture allacciate rigorosamente perché si vola altissimi, si gioca per il titolo europeo, è la finale del campionato d'Europa del secondo sport di squadra, dello sport che ha il maggior numero di federazioni nel mondo, passione di tanti. Abbiamo visto qui Leroy Michel Platini tifare per l'Italia già dai quarti di finale contro la Russia. Una serie di personaggi straordinari, ci sono anche tanti azzurri di quella finale dell'83, li ricorderemo nel corso della partita, ma intanto buon divertimento e primo pallone per l'Italia con Meneghin, poi De Paul, Kjačić, il tocco di Herreros e la rimessa per l'Italia. Diciamo subito che l'Italia dovrà fare molto attenzione alle ottime penetrazioni e agli scarichi per i lunghi della formazione spagnola, una formazione che
ha sorpreso tutti. Qui uno stoppone incredibile su Gregor Fučka, eh? Loro hanno dentro convinto. Guardate. Loro hanno tre giocatori. Questa però la rimessa. Vabbè, loro hanno tre lunghi buonissimi. Hanno una batteria di piccoli e dobbiamo stare attento al killer numero uno, wanted, ricercato continuamente. Il re dei marcatori di questo europeo, Eros. Eccolo qua, Herreros. Herreros sarà un giocatore fantastico. Guardate, fantastico. Una spina nel fianco della nostra difesa e si presenta così. Questo è il suo biglietto da visita. Piacere, Herreros. E sono i primi due punti per la Spagna in questa partita finale. Due maghi della panchina, da una parte Lolo Sanz, dall'altra Boscia, Tanevic in attacco l'Italia. In questo primo tempo da sinistra verso destra per i teleschermi. Chiacic fallo. Sbaglia. Vai. Ma ha subito fallo. Grande taglio, numero grande 14, Alfonso Reyes dell'Estudiantes Madrid. Qui c'è una nota tecnica. Io per esempio non avrei mai fatto marcare Herreros da Carlton Myers, ma da Meneghin. Evidentemente Boscia vuole risparmiare Meneghin, perché il marcatore forte prima o poi sarà lui che dovrà mettere il timbro sulla partita su questo giocatore straordinario spagnolo. Due su due, Roberto Chiacic, parità, due pari fra Spagna e Italia, il primo minuto della finale se n'è andata. Vedete la penetrazione, la stoppata di De Paul. De Paul, fantastico. Transizione veloce, deve andare a concludere Fučka, va a prendere un fallo, vogliono il canestro valido, si alza Dino Meneghin e chiede il canestro valido. Sai, se ci vediamo il replay, guarda, Fučka sta due entrando, tiri. Fallo, però nella prosecuzione del tiro... L'altro giocatore, Herreros, io penso che potrebbe essere benissimo un canestro valido. Senza il minimo. Siamo ai limiti, veramente ai limiti. Però noi devo dire anche che partecipiamo molto per l'Italia. Siamo certo. Partigiani, ne siamo molto contenti, Franco. Anche perché quando si gioca una finale europea, due su due l'errore di Fučka, nessuno a segno e dunque due pari, peccato. È un po' di... nervosismo iniziale c'è da una parte e dall'altra, la posta in palio è altissima e possiamo dunque immaginare con quale tensione stiano vivendo i giocatori iberici e i nostri questo avvio di studio, ma già molto duro. È un cambiamento di tradizioni in Europa, le grandi squadre, la Russia, la Lituania, i maestri slavi, tutti quanti sono stati buttati fuori dell'ex impero sovietico, quindi voglio dire tutti a guardare. Esatto, quindi la leadership è passata a due squadre che non erano partite con questa leadership. Ancora un errore Meneghin, errori da una parte e dall'altra, molto tesi, molto tesi, molto tesi. Due errori per l'Italia, uno per la Spagna per il momento al tiro e due liberi sbagliati da Fučka. Avvio contratto, 1:50 di gioco nel primo tempo, Italia 2, Spagna 2, va Herreros contro Myers, Reyes non segna ma subisce fallo da Meneghin sul post basso, l'arbitro sloveno Rems va a segnalare al tavolo. Meneghin non si è alzato, non si è allargato a sufficienza e Chiagic è caduto completamente, vedi, caduto completamente nel blocco, in grande ritardo ha dovuto fare fallo. Sai, questa partita avrà sbaglia anche ma sì, ma è una partita di grandi motivi di psicologici, i ragazzi sono tiratissimi, per molti di questi è una finale, due errori anche per Reyes, è una finale storica, molti addirittura la sogneranno, questi ragazzi la sogneranno insieme a noi, per qualcuno sarà sogno, per qualcuno incubo, per qualcuno sarà sempre un incubo piacevole perché è sempre una medaglia d'argento. Vada come vada, certamente. Myers batte Herreros, arresto, fallo, tiro fallo. Stoppato ma fallo di Herreros ed è molto importante che Herreros abbia commesso questo Bravo, fallo. Franco, questo sarà il motivo della partita, se Herreros va fuori, è un giocatore che gioca 40 minuti. Ieri ha giocato 40 minuti ed è stato decisivo molte volte. Clamorosa vittoria spagnola contro la Francia, Spagna che prima ancora si era tolta lo sfizio di eliminare Sua Maestà Sabonis, una sciocchezza, la Lituania. Intanto Myers sblocca un po' gli azzurri realizzando il suo primo tiro libero ed è vantaggio Italia, 4-2, 2 su 2, Carlton Myers. Io penso che Carlton oggi farà una grande partita, difficilmente lui fa due partite in attacco senza incisività. Herreros, Myers, resta sul blocco Myers, va Herreros scarico. Jimenez, mamma mia che palla, De La Fuente stoppato fallosamente. De Miguel, passaggio che ha spaccato in due il cuore della difesa italiana. Ignacio De Miguel dall'Estudiantes Madrid, anche lui un 2-5, vedremo quando deciderà di mettere in campo anche l'intimidatore, lo stoppatore
penso più avanti. Dueñas. Vedrete che per chi non è avvezzo e per chi non segue il basket normalmente, questo gigante impressionante di 2 metri e 20 centimetri nel cuore di quell'area colorata d'azzurro è un po' di timore, lo incute. Credo di più, perché oltretutto è anche grosso, non è filiforme. Ma forse a noi, perché ai nostri lunghi penso che poi tutto sommato, ancora un errore però. Io sto gufando. Lei è sempre che contento. Continui su questa linea. A me farebbe molto felice, come ho detto comunque ieri. 0 su 3 per la Spagna dalla linea. 0 su 4. No, questo no. Mi dispiace, questo no. Questo è un rimbalzo che dovevamo costruire noi. Dare un'opportunità alla Spagna è pazienza. Finale del campionato d'Europa, giocati 2:45, Italia 4, Spagna 2, Herreros. Il blocco per Herreros di Reyes, prova da tre ed è corto il tiro, Ferro, rimbalzo di Kjačić. Ha lavorato molto bene Kjačić in difesa, Italia non fuori. Sì, ma anche sull'aiuto. Fallo di Rodriguez e un altro elemento da tenere d'occhio, sono eccolo buoni. Qui, il regista è un grande portatore di palla, palleggia benissimo, corre come vedete, guarda, fa un contatto fisico sul braccio di Beneghin, non si può, non credo che ci siano discussioni irregolare, dunque fallo di Rodriguez, dicevo, sa penetrare e scaricare molto bene, sa anche tirare dalla distanza. Kjačić è valido, il canestro ha toccato il tabellone, dunque come valido, dicevamo ieri, non spieghiamolo, ecco, sì. Aiutiamo tutti, non ve ne andate, anche quelli che pensano normalmente di non essere dei conoscitori. Basket è uno sport, diciamolo. 6 a 2 intanto Italia. Non quando si la può palla toccare la palla stoppata, dopo che ha toccato il tabellone, e basta, è finito il discorso. Canestro valido. Che vada dentro, che vada fuori. Un bel recupero difensivo, grande lavoro e Lolo Sainz corre subito ai ripari chiamando time out. Questa è già una dimostrazione. Italia 6, Spagna 2. Grande personale dell'Italia in campo, Myers va. Mamma mia, l'ha bruciato. Due punti. Era un siluro. Io non so quanto tempo ci ha messo. Sarei curioso di vedere quanto aspetti tempo ci ha messo dall'ala fino a. Il cronometro è partito. 0 e 8. 0 e 8, ragazzi, fantastico. Ragazzi, si tratta di un velocista di 100 metri, una roba fantastica. Il nostro Morris Green. Loro si aspettavano l'arresto e tiro, e lui in maniera intelligente, come lo è, grande giocatore, ha fatto qualcosa. Chissà che cosa starà dicendo il piccolo Joel a casa. Ha bravo detto, papà. Sono fregato. Il difensore ha detto, sono fregato. Ha mormorato, sono fregato. Per noi pochi secondi di pausa quando siamo 8 a 2, questa è l'espressione corrucciata e preoccupata di Lolo Sainz. Ancora il time out spagnolo, intanto ringraziamo anche Ezio Bianco Dolino che è stato preziosissimo in queste due settimane in Francia. Grande collaboratore. Da Antibes a Le Mans fino qui a Parigi, tutto perfetto, collegamenti a tutte le ore, servizi per i telegiornali, unilaterali, post, multi come vengono chiamate in gergo. Abbiamo cercato di dare un'idea di questa grande rassegna e guardate qui il regista Fercioni che ci offre una panoramica straordinaria. Un'immagine. Una panoramica straordinaria. Splendida. Più che altro è splendida l'Italia, ragazzi. Se continuiamo così sogniamo, Franco. Noi siamo qui tranquilli, siamo sereni, bassi, siamo tranquilli, rilassati. Su. Dopo vedrai. E allora 8 a 2 attacca la Spagna. Herreros, occhio perché la Spagna. Spagna è partita malissimo, squadra, è partita malissimo. Stai attento di non lo far tirare. Oh, attenzione, Beneghin aveva perso l'uomo, Jiménez, tripla a Jiménez. È una coperta corta questa, se raddoppi su lui chiaramente crei una situazione di crei una situazione libera a Jiménez. Io però continuerei a marcare Herreros tutta la vita, non credo che Jiménez possa vincere la partita. Beneghin, Kjačić, il taglio di Fucsia. Con calma. Beneghin, ancora un blocco portato da Kjačić che poi va sotto in posizione bassa, ma Beneghin va a concludere, forse c'è un fallo, volevano il doppio palleggio. Se si vede vediamo replay, se c'è il replay, ti accorgi che ha dato un colpo al braccio, da vedere, guarda. Questo scivola adesso, guarda, scivola, eccolo là, guarda, ha picchiato nel braccio e chiaramente la palla ha cambiato traiettoria. Molto sereni, molto tranquilli anche in panchina i nostri, qui Kjačić sbaglia e poi è l'ultimo a toccare e vabbè, si alza in piedi Oratanevi, cerca di tenere carica la squadra perché bisogna sfruttare i recuperi difensivi. Ieri l'Italia ha costretto la Jugoslavia, campione del mondo, a perdere una marea di palloni, pochissimi palloni persi invece dagli azzurri. Grande gestione del gioco. 8-5, 15 e 13 alla fine.
del primo tempo. Siamo sempre avanti. Rodriguez, Herreros, il blocco per Herreros, il gioco 2 per Reyes, fuori per Rodriguez, ancora Jimenez. E poi sbaglia da sotto. Prendelo sto pallone. L'ultimo è Fucca, poi ancora De Miguel, Meneghin, contropiede. Dallo accanto. Fallo di Herreros ed è secondo fallo di Herreros. Secondo fallo di Herreros e adesso lui dovrà difendere con grande attenzione. Vedrai che cambierà adesso il difensore. Tanto rivediamo dal basso questa azione concitata sotto il canestro. Adesso lui dovrebbe marcare. Sono giganti quasi tutti sotto di 2, 5, 10. Adesso vedi che ha già cambiato. Cambiata la marcatura. È andata su De Paul. Adesso De Paul deve andare vicino al canestro. Già 3 palle perse Spagna, nessuna Italia. Myers. Buona linea di fondo, la prende, scarica fuori. Per De Paul, tiro da 3, non va. Rimbalzo di Fucca. È arrivato Fucca. In cielo, è arrivato quasi vicino al cielo. E gli faranno un monumento a questo ragazzo qui. Personaggio, può darsi che vada in Grecia, ci dispiacerà moltissimo nel campionato. Non è detto ancora l'ultima parola. Penso di sì. Lo vedremo. Intanto diciamo agli appassionati che è possibile che si possa dare qualche clamorosa notizia nel corso di questa trasmissione. Intanto Rems segnala il fallo proprio di Gregor Fucca. Ragione Chiacci, ci ha dovuto farlo perché era messo in mezzo alla morsa di due giocatori iberici. Primo fallo di Gregor Fucca, terzo di squadra contro 6 della Spagna. Ricordiamo che a 7 c'è il raggiungimento del bonus e da quel momento il un po' cambiano le cose. Che tu non puoi più far fallo, sciocco, perché sono sempre due tiri. La Spagna intanto si sblocca dalla linea dei liberi dopo 4 errori, 4 in fila, realizza il primo tiro libero della partita e sbaglia però il secondo. Quindi uno su 6. Io sono molto contento. Va bene. Io continuo. 6 minuti di gioco, 6 tiri liberi. 6 a 10. Bene. E 6 punti anche della Spagna contro 10 dell'Italia. De Paul, sale Fucca. La partita non è ancora decollata. Occhio al movimento senza palla. Carton Myers arriva, riceve. Non è ancora decollata. Va dentro. Scarica per Chiacic e perde palla. Mai avrei passato a Chiacic. Non se l'aspettava, era raddoppiato. E qui De Miguel di testa. Devo dire che la Spagna è più nervosa dell'Italia. Lo vedo anche in queste situazioni dei tiri liberi. Noi dobbiamo sfruttare questo momento magico. Dovrebbe piazzare un primo break. È evidente che la Spagna ha paura dell'Italia. Sintonizzati a tutti, è la finale del campionato d'Europa in diretta su Rai 2. L'Italia in vantaggio 10-6 contro la Spagna. In attacco l'Italia. Carton Myers prova la tripla corto, il pallone sul ferro, il rimbalzo conteso da Chiacic a Reyes, ultimo a toccare Roberto Chiacic, peccato. Sarà via Lombardi. Sì, perché questo è il momento che dovevamo fare qualche punto in più. Abbiamo avuto due buone occasioni. La Spagna sta giocando. C'è un clima stranissimo, c'è un'attenzione pazzesca qui dentro. C'è un'attenzione pazzesca. Ma anche i francesi, il pubblico francese non ha ancora deciso che cosa fare. Con chi schierarsi. Non ha ancora deciso con chi schierarsi. E la Spagna continua a perdere palloni. E questo è anche frutto del lavoro difensivo. Sì, L'Italia ma sta difendendo bene, deve attaccare meglio però. Forse. Marco Nato pronto sul cubo del cambio e cambia anche la Spagna, entra il gigante, eccolo qua, guardate, 2,20 metri, Roberto Dueñas, dentro anche Denis Marconato della Benetton, dentro due lunghi e Roberto Dueñas si cala i pantaloni. Saranno 30 metri di stoffa. Impressionante Dueñas in campo e vediamo ora come se la caverà questo intimidatore. De Paul, che cosa numero? Che cosa ha fatto? Herreros 2 falli, non può difendere. Penetrazione. E via. Intelligente. Herreros si è guardato bene dal commettere un terzo fallo sulla penetrazione. Lo sai che possono essere il prossimo anno insieme nel Real Madrid, Herreros e De Paul. Chissà. Io dico delle notizie di mercato, poi la gente vedrà se io regalo. Ma c'è anche qualcun altro che sogna, comunque vedremo. Myers, Herreros inquadrato, Myers che porta palla, altra indicazione, qui è Myers che gestisce il gioco, sale Meneghin, gioca in guardia, gli spagnoli devono cambiare. Blocca per lui, Marconato, ottimo uso del piede perno, arresto e tiro, a segno, un'azione da manuale, vedere ai clinic, ai giovani cestisti, spero a quelli che amano Meneghin, guarda, l'arresto, la velocizzazione del tiro, si è aiutato col ferro, e poi guardate, la coordinazione, guardate quanto è morbido questo tiro, il rilascio, il pozzo che la meccanica si spezza. Perfetta. Taurisano direbbe quasi un tiro perfetto, il grande Taurisano. L'abbiamo visto qui a Parigi, Uno dei più grandi coach che l'Italia abbia avuto. In attacco la Spagna e siamo 14 a 6.
Va bene. Fallo. Va bene. Quarto fallo di squadra per l'Italia. Secondo me De Paul ha fatto molto bene perché l'avversario stava prendendogli troppo vantaggio. Era leggermente in ritardo e quindi intelligentemente ha cercato di bloccarlo. Mamma mia. Forza Carto, non lo far tirare. Angulo è entrato a gestire il gioco degli spagnoli. Guardate Dueñas. Guarda, 2,20 m. Contro Marco Nato lo scarico per Rodriguez. Sbaglia Rodriguez. Il rimbalzo per l'Italia. De Paul. Meneghin. Se posso darti una mia impressione, prego, gli spagnoli hanno una paura ma maledetta di noi, perché non le vedo, invece noi... Non sarà mica la finale questa. È una finale, è una finale storica. Myers, Marco Nato, se sono tesi e preoccupati come noi, possiamo anche noi... Noi siamo un po' più preoccupati, stiamo vivendo un momento magico. De Paul, va, scarica, c'è fallo. Fallo e al nuovo entrato, il numero 9 ha raggiunto Jimenez. Un bonus significa che, signori, d'ora in avanti si tirano due tiri. Cambio sempre per Fucca. Dentro Giacomo Galanda, uno dei più positivi in questa spedizione, un lungo atipico, un ragazzo di 2,10 m che però si muove, tira come una guardia, come uno di 1,80 m, di 1,85 m, 1,90 m. E intanto Marco Nato offre un assaggio della sua bravura. Intanto attenzione al contropiede, Jimenez, lo scarico per Dueñas, non sa che fare Dueñas, in quella... No, Dueñas deve prendere a posto le gambe. Questo è un questo fallo. È fallo, eh? Marco Nato lo stoppa. Palla per l'Italia. Questo era fallo? Era fallo, va bene. Pazzesco. Comunque, guardate, qui si sposta Marco Nato. Guarda che roba. E la stoppata di Marco Nato è mega. Io credo che lui galattica. Lo faccia proprio con naturalezza. Spacca tutto, dice quel tricolore, vedete i tifosi italiani che sono arrivati da tutte le parti, da Borgo, Val di Taro fino a Milano, a Napoli, a Roma. Una spedizione più numerosa in questa giornata conclusiva. Myers, arresto, tiro sul ferro. Era dentro. Reyes. Qualcuno l'ha messo fuori, ma era dentro. 16 Italia, 6 Spagna, più 10 è il massimo vantaggio per gli azzurri. Quando sono stati giocati 9 minuti e mezzo, la Spagna solo 6 punti. Grande difesa. Però non illudiamoci, grande difesa. Rimbalzo, Carton Myers, 2 contro 3. Myers va a concludere, fenomeno. Ragazzi, ha un turbo, non è un giocatore questo qui, questo qui è un turbo, te lo dico io. È permesso dal regolamento? Non lo so, io so solo che quando li vedo le gambe... Ma è una roba pazzesca, Speedy Gonzales, hai visto quei film? È una roba meravigliosa, è una roba meravigliosa questo giocatore. Angulo contro Myers, lo scarico. Fallo prima. Fallo di Marco Nato, giusta la decisione di Rams. Abbiamo entrare Corrales, Ivan Corrales della Juventus Badalona. Cambio anche per l'Italia, fuori De Paul, dentro Basile. Ecco, l'Italia gioca adesso al massimo della velocizzazione dei piccoli, mette Basile playmaker. Secondo me Myers è il numero 2, guardia, voglio dire facile, e Meneghin ala con i due lunghi. Quindi adesso possiamo veramente volare in contropiede. E vediamo allora, questa è la disposizione spiegata da Dado Lombardi. Angulo, il nuovo entrato, Corrales. Sì. Adesso ha cambiato marcature. Corrales marcato da Carton Myers. Reyes. Scusami, Herreros in panchina, prima volta in questi giochi. Provano ancora, si intestardiscono, fallo di Galanda. E si va a tirare. No, fallo di Galanda. Speravo diverso. No, c'era il fallo. Giusto. Sono due buoni arbitri, Dorisone e Rams. Avevo seguito l'azione di Galanda, ma avevo guardato erroneamente l'azione di Basile. Chiedo scusa. A guardare i volti trasfigurati degli azzurri in panchina, dopo 10 minuti c'è una tensione ancora e non... E siamo avanti. Dueñas, fallo. Sì, Basile si è praticamente aggrappato ai pantaloni, sì, di Dueñas. Credo che guardate, benissimo. Ha salvato due punti. Eccolo qua, guardate. Roberto Dueñas, 2 metri Basile e 20. Basile faceva fatica centimetri. A abbracciarlo. È come una piazza d'armi. Ancora da tre. Ancora, qui guardate, ha alzato il braccio, è arrivato a 3,5 metri. E come fai? Purtroppo è più alto di tutti lui, eh. Rodia Corrales, guarda quando perde. Dueñas Corrales dall'angolo, ancora da tre, non va. Il rimbalzo grande, di Galanda. Grande, contropiede. No, non c'è contropiede. Sì, c'è. Non c'è. Te lo dico io. Uno contro Myers. Uno, vai Macarto. Fammi sognare. Due tiri. Fallo. Beh, Franco, sarà facile. E ieri è stata una sofferenza. Non voglio dire niente, ma i nostri sono più forti.
stanno giocando meglio in questo momento. No, sono più forti in questo momento, Franco. Ora, sarà che la Spagna non è entrata in partita, Herreros è il più grande giocatore rientrato, quello là che ci farà impazzire, no. No, non è ancora entrato, quindi... Mi viene in mente una frase della grande Parón Nereo Rocco, quando gli dicevano prima di una partita che vinca il migliore, e lui rispondeva: speriamo di no. Speriamo di no. Speriamo ma qui, no. Qui però siamo 20 a 6, eh? Sì, sì, ma io sto ancora molto attento, eh? 20 a 6, 20 a 6, il massimo vantaggio. Reyes chiuso in posto basso da Galanda ed è fallo. Strano, ancora. Perché Reyes secondo va fallo. Sempre sulla parte destra. Sempre, sempre, fa finta, non va mai verso il centro dell'area. Ieri ha fatto 5 volte sempre lo stesso movimento. E Galanda bisogna che lo chiuda al fondo, perché lui sul centro difficilmente ci va. Come la chiamiamo questa difesa dell'Italia? Cappio? No, questa difesa noi la chiamiamo asfissiante. È una difesa che non lascia giocare. E che manda in confusione, vedete, anche nei tiri liberi i giocatori spagnoli, che continuano a sbagliare. Anche perché io... Avevano giocato alla grande fino ad oggi, alla grande. Allora, ieri hanno fatto... La sorpresa, la rivelazione, sì. Li davano nella zona fra la terza e la sesta posizione, al massimo terzi, ma con un risultato da ricordare, e sono arrivati in finale giocando meravigliosamente, battendo la Lituania. Guarda, la Francia ieri sono stati fantastici contro la Francia davanti a 20.000 persone. Due errori ancora, impazziti. Myers, la palla buttata via, peccato. Chiama timeout Tanjević. Sai perché? Perché li vede deconcentrati, cioè vede che le cose sono troppo facili. Invece noi dobbiamo giocare con la massima grinta e la massima determinazione. Non è un nostro problema se la Spagna sta giocando male. Noi dobbiamo essere concentrati, e invece di dare 26, meglio 36, 46, cioè ucciderli quando è il momento, perché poi la Spagna... Abbiamo visto ieri, scusa Lombardi, abbiamo visto ieri la Jugoslavia 37 a 20 per noi. La Jugoslavia a un certo punto della ripresa, con un canestro da tre, è passata avanti di due. Vuol dire che ci ha dato 19 a 0. E abbiamo sofferto. Sofferto? Solo sofferto? Non posso dire. Ecco. Abbiamo sofferto. Siamo stati male, Franco. Dimmi dire la verità. Dopo la partita ho scaricato con una lunga passeggiata intorno all'Omnisport, ho contato i gradoni, sono... Oh, una marea. A circa 120 ci siamo fermati, che avevamo l'asma. Eravamo distrutti, Franco. Mancano 8 minuti e 46 secondi, 20 Italia, 6 Spagna, in 11 minuti e 15. Guardate come si arrabbia Tanjević, sembra che stia perdendo lui, mentre sembra più sereno Lolo Sainz, riflessivo. Perché non ha più niente da dire. Insomma. È molto difficile. Lolo è un grande allenatore. Corrales. Passi. No, era... qui vabbè, danno il fallo, attenzione perché c'è fallo e canestro valido. Meneghin non capisce, vedete che... Devo dire che l'arbitro ha avuto ragione. È stato bravo, Meneghin, perché sì. Meneghin si è spostato e ha toccato con l'anca il braccio Corrales. Del giocatore. Quindi gli ha fatto commettere passi alla fine sul secondo passo, ma... Aveva ragione lui. Aveva ragione lui, perché lo ha sbilanciato, dunque giusta la decisione. Non ci dobbiamo innervosire, dobbiamo stare concentrati. Adesso ha levato Carlton Myers e ha messo dentro Abbio, uno dei miei giocatori preferiti, Abbio. Gioca sempre in momenti molto difficili, riesce sempre... Occhio, Herreros prende una gomitata da Abbio. E loro adesso cerca di mettere la partita un po' nel caos. Basile, questo è un altro come penetrazione Myers, mostruosa di Gianluca. Ha un turbo nelle gambe anche lui. Guardatelo, il palleggio con la sinistra, il cambio di mano sulla conclusione, appoggia al vetro, al tabellone. Sembra facile. Beh, palleggio con la sinistra, conclusione con la sembra destra, facile. Così sì, sembra facile. Esatto. Non 22, lo è. E lo so. 22 a 9. È rientrato Herreros. Il Herreros killer delle contro difese. Galanda, marcato dal 2-10 Galanda. Herreros. Grande decisione. Grande decisione. Meneghin su tirare. Reyes. Non lo far tirare. Mamma mia. Passi. Ha trovato questo muro, una sorta di muraglia cinese lì. Sì, ma queste cose sono provate e riprovate in allenamento. Bosch, Tanjević, non è che inventa, non è un'azione difensiva inventata. No. Queste sono cose che loro proveranno 100, 200, 300 volte. La botte. È il frutto di tanto lavoro, sudore, come, fatica. Come il tuo sugli sport, ore, così loro quando giocano a pallacanestro. Lacrime, sudore e sangue. Herreros si arrabbia. 22 Italia, 9 Spagna, ancora 13 punti. Prova Galanda. Sì! Non mi dire. Sì, ormai è facile per Galanda.
24-9, 7:30 alla fine, è il nuovo l'Italia massimo vantaggio. Sta dominando. 24-9, 7 minuti e 25. Corrales, Angulo, cerca di battere uno contro uno Basile, sul ferro, rimbalzo, toccato e fallo su Dueñas. Fallo su Dueñas, certo che marcare... Guardate, Galanda di fronte a Dueñas sembra quasi piccolo. Volete sapere quanto è alto Galanda? 2 metri e 10. 2 metri e 10. Per favore, guardate le proporzioni e dite, guarda, Abbio sparisce. Abbio sparisce. Il gigante della bambina, cioè, qui siamo. Guarda che roba. E Marconato che lo vedete gigantesco, Marconato che è 2,11 anche lui, non dico che sparisce, ma insomma sembra piccolo di fronte a Dueñas. E questo è un grande, ieri ha giocato una partita straordinaria questo. Io ho sempre avuto un grande rispetto per questo giocatore, per Dueñas, perché lui è un giocatore che può determinare le partite. Vedete? Tira bene. Lui è lento dolce. Nei movimenti laterali, però a volte lento le sbaglia personali, però... perché a volte non riesce a sincronizzarsi benissimo. Peccato. 2 su 2. 24-11, 13 minuti quasi e 11 punti appena per la Spagna. Grande difesa dell'Italia che gioca un po' meglio in questa fase in attacco. Ottime scelte di Myers, Basile e Orabio in angolo per Fucsca. A segno dall'angolo. Si alza bene in piedi il capitano Myers, il pugno al vento, Stiamo giocando anche bene. Miki Mian. Poi abbiamo già cambiato 2-3 quintetti e ogni quintetto che entra in campo sta facendo cose ma no. Fallo di Abbio. Certe volte la difesa è inerme, perché io su queste penetrazioni qui, quando l'attacco cerca di mettere, vedi, guarda l'attacco, guarda il braccio come spinge là, guarda, e la difesa deve difendersi, non ha altra scelta. Viene fischiato un fallo quando c'è un vantaggio in debito, sì, questo... nessun dei due lascia andare avanti la partita, se no l'attaccante ha sempre ragione, è troppo evidente. Corrales realizza i 2 tiri liberi, Ivan Corrales. Grande temperamento, guarda, una notevole faccia tosta. Intanto avete visto una bella ripetizione di un'immagine sotto canestro. Basile, 26-13, doppiata la Spagna. Basile sul ferro. E l'ha messo male con le gambe. È stata una forzatura. Purtroppo è qui, però c'è fallo. Fallo di Abbio, attenzione, perché è il secondo fallo personale di Alessandro Abbio. Lombardi fa di... No, stavo guardandomi l'arbitro e ho detto no. Lui invece mi ha guardato e ha riso. No, insisto che questo non è fallo. Non è fallo. Su una penetrazione, se il proprio giocatore non esce da quello che noi chiamiamo la propria situazione, cioè è quasi fermo. È proprio cilindro, cilindro, si dice, in gergo. Esatto, bravo, mancava la parola, come al solito. Sei bravissimo. E te devo dire che se io sto fermo nel mio cilindro, lui non può venirmi addosso. E questo è matematico. Per lei ci vuole un cilindro speciale. Io ho 2 cilindri. 2 cilindri. Abbio, Basile, zona della Spagna, zona 2-3, la difesa Basile, uomo. Vediamo se la perforiamo subito, il tapin non va di Fucsca, prende rimbalzo in attacco, triplicato la marcatura in post basso, ma è bravo Fucsca. Io però metterei il carto, scusate, è già un bel po' che è in panchina. Basile, Abbio, e forse sta per arrivare il momento di nuovo del capitano. Meneghin, gira la palla sul perimetro d'Italia. Fucsca, lo scarico per Abbio, scarica, ancora. Galanda, grande passaggio. Fucsca fuori, Basile, eccolo, va dentro, scarica, Meneghin tirerà. Da 3. Sul ferro, Dueñas con una mano. Come una zona, mela. Diversamente dalla difesa individuale. La palla quasi rubata. Passi. Meno male. Ed è stato bravissimo Abbio. C'è è stato un grande bravissimo Abbio. Bisticcio fra Lolo Sainz e l'allenatore. È entrato in campo Lolo Sainz. Guardate, Corrales. Guardate. Ha perso la palla. Vedi, bravo Abbio, ma bravo anche Fucsca. E rivediamo ancora. Guardate Fucsca come si proietta e fa perdere l'equilibrio. Guarda. A Corrales. Guarda. Complimenti dunque a Fucsca, ad Abbio e a Basile. Palla persa dalla Spagna. Grazie Bosch, grazie infinito. È rientrato il capitano. Di entrare carto. Però lei non deve suggerire. Non ho suggerito. Bosch non ha bisogno, perché Basile, attualmente penso che sei il miglior allenatore d'Europa. Quindi. Myers, lo scarico dentro, sporcata la linea di passaggio. Stiamo giocando male contro la zona. Incredibile. Herreros si proietta, sbaglia, palla per l'Italia, attenzione, fallo in attacco alla Spagna. E qui si va a tirare. Perché si va a tirare? Perché la Spagna ha raggiunto il bonus 7 falli e non si può permettere nessun fallo, nessuna distrazione.
perché adesso ogni piccola cosa viene sonoramente punita. Primo fallo da Juan Ignacio Romero, gigante del Siviglia. Galanda in linea dei liberi. Primo dentro. 27-14, 5-08 alla fine. Un'Italia che sta giocando alla grande. 27-14. Voilà, ridoppiata la Spagna con i due tiri liberi di Galanda. 28 Italia, 14 Spagna. Finale del campionato d'Europa con l'Italia sempre avanti dal primo minuto. Recupera la palla, Basile. 3 contro 2. Va Myers, sporcata la palla sotto di Herreros. Guardate la rabbia. Sì, perché ha ripreso un colpo nella mano. Io quando un giocatore nella massima velocità in vantaggio deve andare a canestro. Ancora 5 minuti all'intervallo. E la palla recuperata da Herrero, peccato, una brutta rimessa dal fondo. Corrales, 3 contro 2, ma decide lui che sa tirare da 3, di forzare la conclusione. Lui che ha un ottimo arresto e tiro. Stiamo concentrati. Peccato, 28-14. Ci vuole cattiveria, eh? Un bel lob per Herreros in post basso, spinto da Fucca. Corrales, Herreros, la finta, il blocco di Herreros si è marcato in maniera pazzesca. Non gli lasciano un centimetro, lo stanno soffocando. Ogni azione per Herreros è la fine del mondo. È asfissiante questa difesa. Asfissiante. Herreros 1 su 4, due punti appena per il cannoniere principe, il marcatore principe dell'Europa. Bisogna batterla con la pazienza. Abbio, prova, da 3, col tiro da sul ferro. Purtroppo, tocco di Fucca, poi la palla recuperata da Corrales. Non far fallo. Canestro di Corrales, velocissima la transizione, il passaggio dalla difesa all'attacco della Spagna in questo caso. 28 a 16. A zona ci ha messo un po' in crisi. Anche noi... se ha recuperato pochissimo. Sì, ma pochissimo, però ci ha bloccato il ritmo, Frank. Sì. Ci ha fatto cambiare il ritmo. Ma non ha ancora cambiato partita. L'inerzia della partita, che è ancora in mano all'Italia, ancora dalla parte azzurra. Sì, vediamo, però... Basile. Bisogna attaccarla meglio, più velocemente la circolazione di palla. Myers. La circolazione di palla deve essere più rapida. Più veloce. Fucca in angolo, ecco, Basile, buon tiro, va dentro, arresto e poi conclusione, appoggiando al vetro, rimbalzo in attacco di Fucca. Sbaglia, no. Fucca, rimbalzo ancora, altro possesso, torna indietro intelligentemente Alessandro Abbio, intelligentemente ha pensato che in quel traffico, non era il caso di andare a rischiare una stoppata da Dueñas. Un bel tiro da tre. Sul ferro, rimbalzo di Dueñas. Peccato. Ci hanno interrotto il ritmo, adesso abbiamo diminuito il ritmo e quindi chiaramente facciamo un po' di fatica. Bisogna aumentare il ritmo, possibilmente dobbiamo fare anche qualche contropiede. Ancora 3 minuti nel primo tempo, 28 Italia, 16 Spagna. Finale del campionato d'Europa, Italia-Spagna, Herreros. Italia in difesa. Il miglior giocatore del campionato, braccato, completo. Sbaglia. Fallo. Fallo a Galanda ed è il terzo fallo personale. Occhio, entra De La Fuente per la Spagna. Per noi pochi secondi di pausa su questo doppio cambio dell'Italia, dentro Meneghin e Marconato, fuori Basile Fucca. Pochi secondi di pausa, restate di nuovo in onda con Roberto Dueñas in lunetta ed è pronto a rientrare anche De Paul. Dueñas sbaglia il primo tiro libero, percentuali da capogiro. Scusa Franco, stavo guardando Moscia e Fucca. Sì, che succede? Sono come padre e figlio, loro brontolano sempre, litigano, poi si baciano, poi si ribrontolano, poi si ribaciano. Hai visto quando i tuoi figli, no? Ogni tanto fanno una berichinata, tu gli dici qualcosa, lui piange un po', poi lui gli dici bravo, gli dà la marmellata e così via. Loro due vanno avanti in questa maniera qua. Incredibili sono. Myers. È fantastico. Blocca per lui Galanda, Abbio. Meneghin, la palla battuta a terra per Marconato che blocca fermando Herreros. Meneghin sul ferro, che peccato, bellissimo il blocco di Marconato. Siamo fermi a quota 28 e la Spagna si è riavvicinata. Aveva detto che abbiamo subito la zona. Aveva 15 punti, da quando è passata zona 26-11 la Spagna ci ha messo in difficoltà, ora è 28-17, ha piazzato un break di 6 punti. Non gli dare spazi, non gli dare spazi. Fallo di Meneghin e rientra De Paul. Sembra molto, molto fiscale questo. . 28-17 il punteggio, ecco, 1,54 alla fine.
la zona della Spagna ci ha un po' paralizzato, abbiamo tirato anche liberi, fortunatamente Serrero è completamente fuori palla come si dice nel gergo tennistico, sì. Però sai, lui bisogna sempre temerlo, perché andare in palla ci mette un attimo, eh? Un giocatore da 3 tiri 9 punti, famoso 3 tiri 9 punti, per carità. 28 Italia, 18 Spagna, 1 minuto e 45 all'intervallo. Tensione alle stelle, dobbiamo sbloccare quota 28. Il taglio di Myers è sporcato la linea di passaggio, ma c'è l'arresto e tiro di Myers, a segno, solo rete, solo rete il tiro di Carlton Myers, e 30 Italia, 18 Spagna, 12 punti avanti, vantaggio buonissimo. Herreros, Dueñas, Romero, Corrales, sul perimetro la palla della Spagna, gran movimento della difesa azzurra, fallo. Crespi. Fallo di Myers. Su chi? Su Herreros. Fallo di Myers. Lei mi vuol chiedere come ho fatto a vedere il fallo di Myers? Sì, sarei curioso. Primo sarò fallo. Molto curioso. Vediamo se la regia ce lo ripropone. Io sinceramente, faccio questa professione da 30 anni, non l'ho vista. Questa è un'azione normalissima. Allora sono sempre falli, Franco. Lo so. Adesso dai, il fiscalino non sarà, che conosco, sarà che conosco bene Renzi. A parte che rovinano lo spettacolo. Conosco i suoi fischi e queste cose non le concede. 30 a 20. Herreros, 2 su 2, attenzione, 10 punti, la Spagna è sempre lì, ci vuole una... Sornione, Ci vuole niente a rientrare in partita, Io ti dico cosa un ci minuto, vuole. Un minuto all'intervallo, un minuto, vediamo ci vorrebbe un bel tiro da 3. Sì. Te lo dico subito, De Paul. Ci vorrebbe un bel tirettino da 3. Myers, Meneghin, ci ancora vorrebbe... sull'arco, mamma mia, stiamo troppo Meneghin, fermi, la palla ferma, 48 secondi, ci ma 4 per l'azione. Ci vorrebbe un bel tirettino da 3. Non va Abbio. La rimbalzo Dueñas, Corrales, 42 secondi all'intervallo e 25 per il possesso della Spagna, che dunque non può arrivare in fondo a questo primo tempo con la palla in mano. Stiamo giocando male però contro la zona, bisogna che lo dica, mi dispiace, sì. Mentre giocavamo benissimo. Solo 4 punti contro la zona. Fallo, ancora sul post basso, è andato dentro Herrero. È andato ci stanno massacrando con questi personaggi. Due tiri liberi della Fuente. Rodrigo della Fuente dal Barcellona. Grande trattamento. Io metterei un Galanda per un tiretto da 3, mancano 28 secondi, Franco. Un bel tiro da 3 di Galanda, io lo vedo bene. E ora dunque con 28 secondi ci sarà probabilmente la scelta di un possesso solo per l'Italia, e crediamo che proprio questo adesso Tanevic debba giostrare nella time out, una scelta per... Loro fanno una zona matchappata, cosa significa? Una zona 2-1-2-1-2, ecco. 2-1-2 con due guardie davanti e tre giocatori sotto canestro. Il punto nevralgico della difesa battibile è sul centro, dove giocano le due guardie, e lì bisogna metterci idee. Galanda, spieghiamolo ancora Lombardi, perché c'è chi magari fa più fatica. Sta guardando la zona della Spagna, è due guardie davanti, vedrete, e tre lunghi di dietro. Il punto nevralgico debole è davanti alle due guardie, lì bisogna mettere un buon tiratore che deve, ecco, ha rimesso Galanda, te tuo, non mi ha ascoltato. Vediamo se io faccio una profezia giusta. Bosch ha ragionato come me. Vedrai che Galanda si metterà in questa posizione centrale, alta sul personale, e lì può essere veramente il castigamatti. In 6 non era cambio possibile. Cambio De Paul, fuori De Paul, non può entrare. Un giorno ti racconterò che io ho giocato in 6 contro Mario De Sisti. Non mi ha odiato per 2 anni, dopo ti spiego cosa ho fatto. Della Fuente. Segna il primo, meno 9, Spagna, purtroppo proprio all'ultimo minuto la Spagna si rifà sotto, era però sotto non di 15. Col gioco, con i personali, col gioco individuale. Quindi era partita malissimo dai tiri liberi, però ora comincia a segnare rimangono. Sempre. 8 punti. Spagna in partita. Punti, 30-22, solo. un solo tiro. La Spagna è passata a difesa individuale. Individuale ovviamente, ha un po' fatto quello che era giusto Sainz fare. Aveva paura del tiro di Galanda. 14 secondi. Meneghin tiene la palla, Abbio. Io la darei. 10 secondi. Carto 8. Si deve liberare. Abbio va dentro. Conclude, segna. Mamma mia. 4 secondi, 3 secondi. 2 secondi, senza Romero. Fallo, senza fallo. Fallo di Myers. Due tiri liberi dice l'arbitro Rems. Volevano il tiro da tre, invece non è così, seguente all'azione, due passaggio. Tiri liberi perché Carlton Myers eccolo ha fatto qua. Eccolo qua. Guarda
e poi c'è il tiro. Fallo prima, però Franco, ti devo essere sincero, io davo tre tiri liberi, perché bisogna anche essere sincero. Vediamo. Guarda, tre tiri liberi, Franco. C'è la continuità dell'azione, era tre tiri liberi. Rivediamo il canestro di Abbio, intanto purtroppo sul 32-22, praticamente a tempo concluso. Due tiri liberi, Carto, a tempo concluso. La roba così, il Carto, non è da per Romero. Questo è un grazioso regalo per la Spagna, regalo nel senso che le permette di recuperare dei punti preziosi. Non c'era l'intervento di Maies che purtroppo è arrivato purtroppo in corsa, ha ritardato l'arresto. E 2-2. Finito il primo tempo, dunque si chiude con 4-18 al tiro per la Spagna, 12-27 per l'Italia. Eccellente la percentuale all'inizio, poi la sofferenza contro la zona, dal 26-11 per l'Italia, più 15 massimo vantaggio, la Spagna si è rifatta sotto fino a questo meno 8 dell'intervallo, 32-24, dunque un parziale da quando è passata zona, poi conclusa a 30 secondi dalla fine del primo tempo, questa zona, no, non proprio 9-0, perché l'Italia ha segnato 6 punti mentre 13 li ha fatti la Spagna, e dunque meno 8 per la Spagna nella finale del campionato d'Europa. Quinta è, lo ricordiamo, la Lituania, sesta la Russia, settima la Germania, ottava la Turchia, terza la Jugoslavia che ha battuto la Francia nella finalina per la medaglia di bronzo. Dado Lombardi, ci risentiamo fra poco dopo la pubblicità, dunque restate con noi perché ci sarà da soffrire ancora. Come al solito, ma è la bellezza di questo sport meraviglioso. A fra poco. Il primo possesso del secondo tempo, Italia 32, Spagna 24, è la finale del campionato d'Europa, 31esima edizione qui a Parigi, Francia 99, si risolve in questo secondo tempo con l'Italia che aveva anche 15 punti di vantaggio. Ora c'è un diverbio fra Meneghin e Herreros, due delle stelle di questa rassegna continentale. Italia superiore al tiro del primo tempo, ma tremenda la percentuale, 4-18 degli spagnoli, 22%, che hanno perso ben 9 palloni contro 5 dell'Italia. Sono stati superiori ai rimbalzi, catturandone 19 contro 15, ma intanto hanno questo possesso per ridurre ulteriormente il distacco. Dado Lombardi, fallo in difesa all'Italia. Mamma mia, il fiscalismo degli arbitri è spaventoso. Rivediamo dall'altro angolo il fallo di Fucca, splendida questa immagine, il fallo su Herreros, secondo di Gregor Fucca. Eccolo qui, si spostava lateralmente, netto il fallo di Fucca. 24 Spagna in attacco, 32 Italia, Dueñas fa valere i suoi centimetri e con il tiro morbidissimo da distanza ravvicinata realizza il meno 6. Bene, la Spagna è a zona, come dicevano in studio, noi abbiamo precipitato molte azioni ed è vero, non abbiamo giocato con grandissima calma e grandissima tranquillità. Tripla! Come ho detto però è il punto nevralgico dove ha tirato Fucca, è il punto nevralgico della difesa a zona della Spagna. E da lì noi dobbiamo castigarli. 35-26, questa tripla importantissima. È molto teso Lombardi. Herreros da tre, corto. Ottimo tagliafuori di De Paul e Chiacic, fallo di Dueñas. Fallo di Dueñas tagliato fuori da Chiacic, che sta facendo un ottimo lavoro. Eccolo qui, peccato, non si vede. Ha dato una martellata, guarda che roba. Quando si muove lui sposta. Ad ogni modo, credo che... devo dire che io sono molto soddisfatto della partita, perché abbiamo avuto anche momenti difficili, però siamo sempre stati avanti. Però avevi in una finale critica su come stavano attaccando la zona. Sì, abbiamo giocato male contro la zona. Condivido quello che ha detto in studio. Abbiamo precipitato tante azioni tirando fuori ritmo. De Paul, adesso dobbiamo avere pazienza. Fuori, ecco, Meneghin, bella questa tiro. Circolazione. Meneghin, tiro, 30 secondi. Ho detto pazienza, no? Questo è un buon tiro, secondi. Quale Lombardi? Era un buon tiro quello di Abbio, doveva tirare invece di penetrare. Non se l'è sentita. Evidentemente Bosch ha detto di girare molto la palla. 11, 9 punti avanti. 9 un minuto punti. E 50 giocato nel secondo punti. Tempo di questa finale. La Spagna... Herreros non è ancora entrato. Bella palla. Forza, andiamo ragazzi. 3 contro 2, Abbio. 1 contro 1. 1 contro 1, fallo. Fallo di Herreros. No. Herreros dice no. È un altro, non è lui. È suo fratello. Molto furbo, però avete visto con le braccia larghe. Guardate. Guarda come sposta si il corpo. Si è spostato col corpo, hai visto che roba. Questa è grandissima esperienza. È classe. Però qui sono due arbitri qua. Che secondo me non lasciano andare niente.
Franco, 16 anni che aspettiamo qualcosa. Ma non diciamo niente, no, però, voglio dire, siamo in apnea, anni, siamo in apnea, siamo con la bomba. Ancora in apnea. Mi fai sempre stare in apnea. Ok. Due punti e siamo a 11 punti. L'Italia 37, sta riprendendo. 26. Guardate l'espressione di Duenes. Ma secondo me dorme. Eppure non dorme. È un'espressione molto felice. Cattivo regista qui, eh. Corrales. Il blocco di Romero. Corrales. Romero. Mamma mia, guarda Duenas. Duenas prende spazi incredibili. Sposta chili. Buon giocatore, centimetri. Duenas. Corrales, lo scarico. Grande, l'anticipo di De Paul. Finta di andare in aiuto e poi. Guardate De Paul, il fuoriclasse. Bravissimo. Se non c'è contropiede, giochiamo la palla. Gioco controllato. E gli altri che devono aumentare i ritmi. Noi dobbiamo solo avere un po' di pazienza. Questa zona ancora due canestri e poi loro la cambiano. Abbio. Vediamo se va il primo. De Paul, tripla! Sempre tripla. Su quella posizione che ti ho detto, hai visto? Sempre in mezzo fra le due guardie. È splendido il tiro di De Paul, ce lo sentivamo. Siamo qui dall'altro angolo. 14 punti avanti. 40-26, non è il massimo ma quasi, non è il massimo ma quasi. Attacca la Spagna, Duenas, e ora cambierà la Spagna la difesa. Duenas sbaglia, Fucca, dobbiamo andare in transizione più rapida, peccato no, perché Duenas era lentissimo, sì, Herrero era rimasto sul posto. Va bene così Franco, adesso dobbiamo lavorare con la testa. Più che sui punti dobbiamo lavorare con la testa, dobbiamo far smettere loro questa noiosissima zona, eh? Questa zona è come le mosche, è noiosissima. Intanto l'abbiamo battuta due volte, vediamo se va la terza. De Paul, vedrai che adesso rimettiamo, se la battiamo per la terza, Lolo Sainz forse decide. Attenzione, 5 secondi, bisogna concludere. Tiro. De Paul è fuori posizione, sul ferro, fuori posizione. Rimbalzo toccato da Duenas e poi recuperato dalla Spagna. Peccato. Peccato ancora il recupero spagnolo, buon fallo. Questa volta l'abbiamo attaccata ancora male, c'è stata una circolazione troppo lenta. Time out per noi, pochi secondi di pausa, 40-26, sul secondo fallo di De Paul l'Italia è tornata a 14 punti di vantaggio nella finale del campionato d'Europa, a fra poco. Non abbiamo comunicazione, comunque riteniamo di essere in onda e 26-40 il punteggio per l'Italia sulla rimessa dal fondo dopo il time out, attacca la Spagna. Il nuovo entrato della formazione spagnola che avevamo visto pochissimo finora, Esteller, numero 12, a segno invece per la Spagna De La Fuente. Rivediamo l'appoggio, l'aiuto con il ferro e il canestro di De La Fuente, meno 12. L'Italia c'è ancora Carlton Miles in panchina e questo è molto buono perché si sta riposando. Poi una cosa fondamentale, io credo che Franco, tantissimi sportivi, ma non solo di pallacanestro, ma tutti gli italiani, molti italiani stanno guardando questa partita perché rappresenta per noi il momento storico della pallacanestro italiana. Ma per tutto lo sport italiano, eh? Sì, per tutto lo sport. È un momento grande. Fucca a segno, un'azione splendida, tutta l'airone. In piedi la panchina, l'airone. Tutta in piedi, un canestro importantissimo. L'airone ha aperto le ali. Basile era quasi in campo. Secondo me voleva andare in campo. De La Fuente, lo scarico, toccato da Chiacic, guardate Chiaccione. Chiacic sta giocando una partita in difesa, fine del mondo Franco, avrà recuperato 4-5 palloni. Ha lavorato con lei? Io gli ho insegnato quel movimento, ma lui devo dire che è bravissimo, no, sto scherzando, i movimenti qui, quei giocatori, questi movimenti qui sono istintivi e naturali, molti allenatori inventano, questi sono naturali e se li creano da soli,
e Chiagic in questo è veramente, veramente, veramente molto bravo. 14 punti, palla in mano, l'Italia ha un'opportunità fondamentale a questo punto della partita, mancano 15 minuti e 6 secondi alla conclusione. Meneghin contro Rodriguez, ancora Meneghin, prova da 3, non va, rimbalzo, Fucsca, altro possesso e qui bisogna gestirlo meglio. Sì, bisogna farlo meglio perché stiamo giocando troppo a livello personale, dobbiamo giocare di squadra, noi siamo una squadra, un gruppo straordinario. Franco, sta entrando Carlton Myers, il capitano De Paul. Fucsca, buono, 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 uno contro uno, vai dentro, dai. Fucsca tira sul ferro, corto, taglia fuori su De Paul, spinge la transizione la Spagna che ha segnato la miseria di 28 punti finora in 25 minuti e mezzo. Rodriguez alza la parabola, è un bel problema andare a concludere contro il muro difensivo azzurro. Questi sono intimidatori, eh? Prima della partita tutti i giornalisti italiani mi dicevano che dovevamo temere moltissimo i lunghi della Spagna che avevano giocato in maniera straordinaria fino adesso. E gli ho detto sì, loro saranno bravi, voglio dire, certamente sono temibili, ma ragazzi non sottovalutiamo mai i nostri, perché i nostri stanno giocando bene. Scusa, mi ero un po' fermato perché ho visto un tiro da 3, mi ero venuto. I nostri sono fantastici, hanno giocato fino adesso un grande campionato d'Europa, quindi i nostri non hanno paura di niente. A proposito di giornali, oggi abbiamo visto l'equipe che titolava Grande Italia, in italiano. Lo scarico, Chiacic, fa canestro, dice... Roberto. Poteva essere un gioco da 3 punti, ovvero canestro, fallo, tiro libero aggiuntivo. Non è così perché l'intervento di Estayer ha impedito, guardate, con il ferro che ci ha messo lo zampino. Boscia sta lavorando di fino, sta lavorando che... Fuori Meneghin. Galanda non l'avrei levato. Myers. Meneghin sì, Galanda non l'avrei levato. Galanda secondo me poteva giocare. Dentro. Poteva giocare. E gioca. No, dico Fucsca, scusa, non... Anche se l'attenzione sta attanagliando anche il Dadone, Sì, cioè, l'attenzione, Franco. Siamo ci giochiamo assolutamente il primo posto, una sciocchezzina così. Non so quando ricapiterà, voglio dire, spero presto, ma non in modo. Ah, per ora ho aspettato 16 anni. 43-28 più 15 è di nuovo il massimo vantaggio, ma abbiamo palla in mano. Abbio, arresto, tiro, assegno, assegno, 45-28, più 17, massimo vantaggio Italia, più 17. Io Abbio lo vedo come un giocatore di caucciù, è una roba fantastica. Guarda. Rodriguez. Che gruppo meraviglioso. Fallo, fallo in attacco, fallo in attacco, fallo in attacco. Eh sì ragazzi, è capitato anche a te, è fallo. È fallo, non c'è niente da fare. Si sta gasando Lombardi. Sai, sto vedendo che il tempo passa, abbiamo 13-13, abbiamo 28-45 e abbiamo la palla, Franco. Cosa vuol dire? Se non siamo gasati ora, quando possiamo essere gasati? Myers, De Paul. 45 Italia, palla in mano, 28 Spagna. Che si è eliminato la zona, è ripassata la difesa individuale. E allora Myers va, scarica, l'anticipo di Rodriguez, Abbio, sì, ma l'uomo di caucciù, bravo Abbio, l'uomo, guarda che roba, per Chiacic, deve schiacciare, zitto questo. Sì, schiaccia, per me Roberto questo Chiacic. È una magia alla Silvan, ed è Abbio. Che ha fatto il miracolo. Uomo di caucciù, fantastico, Alessandro Abbio, o Abbio come lo chiamiamo all'americana, guardate mamma che cosa ha fatto, questa da riproporre, la metteremo in tutti Silva. I filmati di questo europeo. Questa grandissimo Abbio, 47-28, massimo vantaggio per l'Italia, fallo di Galanda, l'arbitro Rems lo va a segnalare, se ne accusa, guardate l'espressione di Tanić, è un film, no, l'espressione di Tanić è da terra, io in questa guarda che era bellissimo, straordinario, bellissimo. Straordinario, e per me è l'effetto più grande, straordinario, vuol dire che sta vivendo una partita in fantastica, ragazzi, io dietro, lo sto invidiando, non mi è mai capitato nella mia vita di essere al suo posto in una posizione così. Un retroscena, qui c'è Aito dietro la nostra postazione, l'ho visto un po' preoccupato, ma più che preoccupato stanno sudando abbondantemente, Franco, ma non facciamoci capire. La Spagna sbaglia dalla linea dei liberi, 47 Italia, 29 Spagna,
47 Italia, 29 Spagna, 12 minuti e 15. Carlton Myers tiene il palleggio, scarica per De Paul. Kjačić, secondo tempo della finale europea. Accademia l'Italia, ma deve andare a concludere. 10 secondi, Carlton, attenzione. Myers, lo scarico, vai. Galanda, non dimmi prova. Myers va, arresto. Fallo. C'è canestro, ma non è canestro. Fallo, perché in precedenza Carlton Myers aveva fatto il palleggio e lo spagnolo gli ha fatto fallo. E quindi chiaramente lato, però questo ci dà l'opportunità di giocare ancora la palla lunga e loro che devono recuperare 18 punti devono stare lì. 12 minuti, più di un punto lì al minuto. Devono stare lì. Vediamo. Io, ogni volta che sono sotto 18 punti mi sembra di morire, Franco. Quante volte le capita? Mamma mia, una vita. Però non sono ancora morto e questo mi incoraggia. De Paul. Intanto giustamente Biancodolino mi segnala che la Spagna comunque è già al bonus, l'Italia ancora no, e Myers 6 secondi, c'è un fallo. Che me l'abbia detto Bianco, fantastico, sta vivendo con noi un'esperienza allucinante. Dalla Formula 1 al Giro d'Italia, sì, i grandi eventi dello sport. Ieri mi consigliava qualcosa che come basket. Ha scoperto il basket. Si è innamorato del basket. Sarebbe come noi speriamo tanti a casa. Sarebbe che si interessante innamorato. Un'intervista a Ezio Biancodolino. È fantastico. Abbio mette il primo, ragazzi, 48 a 29 e vediamo. Vediamo questa per favore. Sì. 20 punti. 20 punti. Ok. 49 a 29. Mi sento un po' meglio di prima. Sì, eh. Lo vedo, ha ripreso colore. Un po' meglio. Ha ripreso colore. Italia più 20 nella finale europea. Esteyer va dentro, scarica. Bellissimo. E l'anticipo di De Paul è giusta la decisione di Rams. Non si deve protestare, no, perché c'è stato il tocco, la panchina protesta. La panchina protesta? No, più che protesta, secondo me non aveva visto molto bene. C'è stato il tocco. È stato molto bravo De Paul. 11 minuti e 21 secondi, resta su un blocco Abbio, per poco ci lascia la faccia. Guarda e che roba, si gioca ancora col blocco di Reyes. Rodriguez tiene troppo ferma la palla della Fuente. È immobile l'attacco della Spagna, è immobile, perde palla. Ancora un secondo, è finito il tempo, vediamo la decisione di Rams, calmi tutti, dice, ho visto tutto, calmi, Rams dice al tavolo, siamo calmi. Molto tesi, vediamo la ragazza, canestro valido, le devo dire che la signora non è dalla nostra parte, va bene, è una signora, dunque... oppure all'orologio scarico. E comunque protesta vivacemente la panchina italiana, c'è Meneghin che mamma è mia. A un metro dal commissario, mamma mia, viene invitato a tornare al posto dal commissario FIBA. Mi dispiace. Dino Meneghin, 49-31. Questo qui è un regalo. Tranquilli. Regalo, Natale è arrivato un po' prima. Non fa niente, più 18, bisogna rimanere sereni, tranquilli, perché capita tutto. Siamo sereni, Franco. 49-31, 18 punti, palla in mano, avvio, il ferro. E ancora la palla per la Spagna. Io, al posto di Boscia chiederei un time out, scusami. Bisogna della Fuente. De Paul, scarica, toccato il pallone, Reyes tiene vivo il possesso della Spagna, ancora Esteyel. Boscia, devi chiedere un time out per favore, perché siamo bisogna rimettere a posto un po' di robine. Sul cubo del cambio, pronto a rientrare Meneghin. Mancano 10 secondi per l'azione d'attacco della Spagna. Il recupero di Myers, poi va in contropiede, Carlton Myers, per favore, le finte, una serie ubriacante di finte di Carlton Myers, eccolo qui il molleggiato della pallacanestro, il sosia di Celentano, guardate, il tubo. Lo ha ubriacato e l'ha costretto al fallo. L'uomo col turbo, meraviglioso. Avrà gli incubi stanotte, signor Rodriguez, in panchina, il signor Rodriguez. Terzo fallo, a riprendere fiato in panchina, Rodriguez era stato fantastico nei giorni scorsi, sì, uno degli uomini più in vista della Spagna, che ha battuto la Lituania, la Francia e ha fatto sorpresa giocando un gran basket. Ancora il dito dell'arbitro che segnala un tiro libero, Myers sbaglia ma c'è il rimbalzo di Kjačić e c'è il fallo di Kjačić che per evitare il tagliafuori ha spinto alle spalle, dunque fallo, giusta la decisione di Dorison, l'arbitro francese. Giusto, mi sembra che adesso Fusca entri, guardate al posto i contatti per prendere posizione, guardate che cosa ha fatto Kjačić. La pallacanestro è questa. Gioco maschio, virile, dicono per uomini forti. Non aggiunga altro, non esageri. Corrales, 50 Italia, 31 Spagna, della Fuente, stoppato, Fucca. Occhio,
Che roba Fusca, c'ha delle mani che sembrano le polipi. Hai visto il polipi? Ha 18 mani. Lui quando muove le mani muove a una velocità delle discrete pale sono, Bellissimo. Dueñas pronto a rientrare, ma non è molto convinto, scuote il capo Dueñas. Sì, Myers oggi, contro Esteyer. Il personaggio negativo fino adesso è stato Herreros. Qua un giocatore da 30 punti a partita. Fallo in attacco. Dice Dorizzo, fallo in attacco di Fucca. 9-31, 31-50 per l'Italia. Terzo fallo Fucca. Un fallo d'attacco a Fusca. Rimette la Spagna nella condizione di recuperare qualcosa, ma l'Italia sono certo sta dominando a tutti i livelli. E allora ma... è la finale del campionato d'Europa, siamo alla metà della ripresa, per quanti si mettessero soltanto ora, l'ascolto in visione di Rai 2, è il secondo tempo, l'Italia è in vantaggio 50-31 ed è fallo in attacco della Spagna, fallo in attacco di Reyes che stessa ha cosa, sgomitato sì. Per prendere posizione, terzo fallo personale al recupero per l'Italia. Stessa cosa che l'Italia, quindi l'arbitro vuol dire che è un buon arbitro perché ha lo stesso metro di giudizio per tutte e due le squadre. Il pallone viene asciugato. Intanto c'è l'effetto eco, vediamo possa essere risolto rapidamente questo problema. Abbio. Jacic, Fucca, Meneghin per Roberto Jacic. Non forzare Roberto, Dueñas a giocare contro di lui è pericoloso, meglio giocare contro un altro, lui è proprio l'unico giocatore forte alto sotto canestro. Abbio, fallo dice l'arbitro Dorizon. Mamma mia quanti falli hanno fischiato senza la palla. Mamma mia. Basile. Esteyer. La palla sul fondo. Palla persa ancora dalla Spagna. Mani nei capelli. Lolo Sainz, il maestro spagnolo, non sa veramente più a che santo votarsi. Franco, ogni azione della Spagna costa a loro un sacrificio enorme il tiro. Non riescono mai a tirare in posizione libera. I giocatori italiani stanno marcando, per me, a parte che è la miglior difesa del campionato d'Europa, quella che sta facendo. Lombardi, ha notato che il cronometro va avanti col contagocce, non passa mai. Ma poi oggi vuoi sapere, mi sento tranquillo, ieri soffrivo da morire, oggi soffro molto meno. Sì, sarà che calmato. Vedo questa partita, la Spagna la vedo molto troppo preoccupata. Fucca. L'Italia sta giocando benissimo. Fucca, Basile. Il blocco di Fucca. Andare a tirare. Meneghin prova da tre sul ferro, rimbalzo che punisce Fucca, rimbalzo molto lungo. Corrales, cost to cost, molto bella la conclusione con la mano sinistra. Splendido Corrales. 8 minuti esatti. Guardate. 50-33. Difende col corpo la palla e poi conclude con la sinistra appoggiando al vetro. L'errore che possiamo fare è quello di pensare di aver già vinto la partita. Per carità. L'errore che possiamo fare è di perdere la concentrazione a tutti i livelli, sia difensiva che offensiva. Per carità. Noi dobbiamo stare concentratissimi. Basile contro Herreros. Myers seguito da Esteyer. Myers. Scarico fuori. Basile. Ferma il contropiede, il suono dei 30 secondi. E si arrabbiano gli spagnoli perché volevano andare in contropiede. E avevano ragione. Secondo, avevano la ragione. Signora che prima ci ha dato. Si arrabbia la Spagna, succede di tutto, piccola pausa per noi, piccola pausa per noi, c'è un time out, arriva al momento giusto, pochi secondi di pausa. Acqua minerale Lete, l'acqua ufficiale della nazionale italiana di basket. Di nuovo in onda, grazie ad Alessandro Fabretti che sta coordinando questa trasmissione, Sandro Iacobini, in vantaggio l'Italia 50-33, 7 minuti e 32 secondi alla conclusione della partita finale del campionato d'Europa. Boš Tanević ha tornato da tutti i suoi ragazzi, delle istruzioni sicuramente molto sagge, invece Sainz lo vedo molto preoccupato, lo vedo, si mette molto spesso le mani nei capelli bianchi che lui ha. L'Italia per adesso sta giocando una partita magistrale, ricordiamoci che questa partita vale il primo posto.
è la finale del campionato d'Europa, vale la medaglia d'oro, si gioca per loro. 16 anni dopo c'è ancora Italia-Spagna, era Nantes 83 e Parigi 99, è Dus France, ma mancano ancora 7-20, è ancora lunga. Ecco, Herreros, sbaglia Dueñas, superato da Basile. Basile era un nanetto, però ha visto adesso il nanetto. Non ci dica che gliel'ha insegnato lei. No, 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 queste cose sono istintive. Meneghin, Basile. Sei istintive. Basile è un grande, forza, dai. Forza. Ancora Myers, va Myers, arresto, scarico. Grande palla. Non si può sbagliare. Due punti più fallo, Due punti e il fallo per Kjaćić. Applaude il capitano Myers che gioca con una protezione all'anulare sinistro. Guarda che bella, stupendo, bella questa Duke, scena, cioè. Questa scena con Myers, Basile e Meneghin al centro del campo che si danno il 5. Cioè un giocatore come Carlton Myers, secondo te è preoccupato? Ma dillo te. Io non voglio esprimere un concetto. Sembra un po' preoccupato. Magari anche un'impressione, Franco. Galanda, piano laterale, la immagine di Bošćatanović sullo sfondo, 5-2-3-3. Senza falli, ragazzi. Herreros. Lasciamo scorrere il cronometro. 5-2 Italia, 33 Spagna. E chissà se la Spagna riesce un po' ad arrivare a una quota. Oh, ha tirato il primo tiro libero. Herreros ha tirato il primo tiro libero della partita. E come avete visto, ha fatto 3 punti. Adesso bisogna marcarlo, ragazzi, perché lui è un giocatore che se si scatena ci può creare dei danni. 2 su 8 per il momento, 2 su 8 per lui, 1 su 4 da 3, il primo tentativo a segno, 8 punti, Fucsica. Meneghin. Vai uno contro uno, vai. Myers, lo è mangia. Troppo lontano. Per me lo mangia. Il blocco di Fucsica. Arresto, 2. Tiro sul ferro. Peccato, peccato. Reyes, rimbalzo difensivo, ottimo taglio fuori di Dueñas, contropiede. Herreros si è scatenato. Fallo di Meneghin, sì, giusto. Si arrabbia sai perché? Tanevic. Perché lui vuole una costruzione di gioco corale, non vuole andare nelle personalità. Ora, quando una squadra vince, non so, di 15, 20, 18, tende psicologicamente a fare delle cose personali. E questo è un errore, perché puoi andare fuori palla. Allora bisogna rimettere a posto tutto quanto. E Boscia, che poi lui è uno che ci tiene molto a questo fatto corale. Annullato squadra. Il primo tiro libero alla Spagna, si deve ripetere, si arrabbia ancora Diaz Miguel. Scusate, non lo sai. Diaz Miguel, altro santone della pallacanestro spagnola. Che ci ha fatto qualche volta soffrire anche lui. Sì, anche a livello dei campionati, campionato. Forza Italia, andiamo. Meneghin. Buono. Buona circolazione di palla, Basile, ragazzi. Sul non abbiamo fretta. Cambio Abbio, pronto a rientrare. Galanda che ha preso fretta. Il posto di Kjaćić. Guarda. Meneghin, buona circolazione, andiamo, ma mancano 8 secondi. Non attenzione. Ha importanza. Fucsica, 6 uno secondi. Contro uno, Gregor. Andiamo, bello. Deve andare lui a concludere. 1-2. Lo scarico, il tiro di Basile al volo è corto. Per forza. Concludere Fucsica. Non c'è il cronometro nella testa, Fucsica. 52-38, attenzione, Corrales. Attenzione perché la Spagna può rientrare in partita. Corrales, Dueñas, 5-17, raddoppiato Dueñas, fallo della difesa, giusta la decisione di Dorison. Purtroppo sono 2 tiri liberi, abbiamo raggiunto il bonus e siamo su 2 tiri liberi. Esce Basile e entra uno dei personaggi più simpatici della pallacanestro italiana, Abbio. 2-0 in lunetta. 5-14, 38-52. Abbiamo ancora un buonissimo margine. Secondo lei perché lo ha scelto Chicago? Ma sai, Chicago adesso sta cercando di fare una squadra tutta nuova dopo che è uscito Jordan, è uscito Pippen. Ma l'hanno Pippen. Scelto ancora prima di questa stagione. Sì, però è un giocatore che secondo me, come altezza e come tutto, è un giocatore... Le posso dire la mia? Sì. Io non l'avrei scelto, io... Dire, per carità, Kraus, che è un grande general manager. No, io non l'avrei scelto. Vuoi che gli scriva una lettera, Kraus? No. Perché l'ha scelto? 38-52, due errori. La Spagna continua in questo massacro dei tiri liberi. Fucsica in palleggio contro Reyes, raddoppiato da Dueñas. Dueñas su Galanda. Galanda in angolo. Perché dobbiamo tenere la palla? Un passaggio molto rischiato. Fucsica fa una magia.
Fusca ha fatto una magia, Abbio evita Herreros, tira sul ferro, il rimbalzo di Reyes. Adesso abbiamo bisogno di un canestro, ragazzi, forza. 52-38, 4-40 al termine, 4-40 al termine. E ancora lunga Esteyer, prova un tiro da 7 metri e mezzo, il rimbalzo per Dueñas che schiaccia. Quando è solo lì sotto, Dueñas... Sì, ma ha fatto una gran cosa... Il piccolino, Corrales, un Corrales, recupero in angolo micidiale, Corrales. Recupero, ha fatto il recupero e ha passato la palla, ma una roba fantastica. Da solo, Dueñas. Tutto in 3 decimi di secondo. Quasi si porta giù la telecamera posta sopra il ferro. Abbio, Myers, più 12, Myers. La palla lo beffa, adesso peccato. Abbiamo bisogno di un canestro. 4-0-2. Corrales, stanno accelerando gli... Fermali gli spagnoli, pesta la linea e pestando la linea perde la palla, peccato, era stato bravo Fucca, sorride Meneghin e questo sorriso però ci dà molta serenità, ci dà fiducia, sì. Il sorriso di Meneghin è una dimostrazione comunque di forza. Io Franco sono un po' preoccupato però, tocca il pallone, Meneghin è molto concentrato, stiamo è già un po' di tempo che non giochiamo più con grande fluidità. Ci vuole più 20, abbiamo abbassato un po' il ritmo. Corrales, Reyes ci sta segna, subisce fallo, potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo. La Spagna torna a sperare, si fanno sentire i tifosi delle Furie Rosse, calma, sventolano calma. Le bandiere spagnole e Spagna gridano reconquista l'Europa, c'è scritto in un gigantesco striscione, ma sono centinaia anche i tifosi italiani. Voglio fare il catalano, io preferisco essere nella posizione dell'Italia. Sì, assolutamente. Vabbè, sì. Anche se loro sono casati. 52-43. Forza, 52-43, dai. Più 9. Abbiamo perso 11 punti. Abbiamo perso 11 punti. 3-41 al termine, 3-41 al termine. Fucca. Oltretutto la Spagna c'ha anche il bonus, quindi voglio dire, basta giocare Abbio. Un po' la palla con un po' di intelligenza. Devono far fallo per recuperare. Uno blocca uno, Galanda. Vai, Carlo. Myers tocca con il piede, dunque fa resettare il cronometro dei 30 secondi quando ne mancavano appena 8 allo scadere dei 30, dunque concede una bella opportunità all'Italia che potrà giocare con calma questo possesso. Secondo me che fuori Fucca dentro Marconati. Gli ha detto se è stanco a Carlo e Carlo gli ha risposto di no. Tanevic, guardate il volto di Tanevic, la dice lunga. Vicino a lui i suoi assistenti, Marco Crespi, allenatore dell'Olimpia Milano, e Giovanni Piccin. La partita si infiamma, Franco. Marconato. Contrasti e spigoli da tutte le parti, Cioè, la Spagna deve recuperare, nei recuperi chiaramente sono affannosi, due quindi tiri. Sono ai limiti del regolamento. Quarto fallo di Herreros. Quarto fallo di Herreros, è importante, quarto fallo di Herreros da 3-24. Ormai Sainz bisogna che se lo giochi fino in fondo, non lo può sicuramente cambiare. Non può toglierlo, eccolo qui. E quindi ormai Herreros andrà avanti fino in fondo. Alberto Herreros del Real Madrid, la nuova squadra di Sergio Scariolo. Sì. Uno dei tecnici italiani che adesso Franco dobbiamo schiodare, come si dice in gergo, questo 52 che mi ha assillato. Segna 53. Il primo. Oh. Segna il primo. Forza. Abbio. 53-43. Può arrivare in doppia cifra. 54. Abbiamo riportato il nostro vantaggio su 11 punti. Più 11 Italia. 54-43, 3-20. E 22 secondi per il gioco d'attacco della Spagna. Esteyer, il cambio difensivo, Myers. Esteyer tripla. 54-46. Il più 8 Italia. Avanti, Più 8 Italia, 3 minuti. 3 minuti e 2 da secondi. Da vivere intensamente. 8. Adesso loro devono far fallo per forza. Finale del campionato d'Europa con raddoppio su Abbio, c'era forse il fallo. Ragazzi, Myers attaccato. Si gioca. La Spagna 12 secondi. Vuole per forza. Occhio a non far morire questa azione con la palla in mano senza tirare. Vai, Carto. 7 secondi. 1 contro 1. Myers, Meneghin, 4 secondi, un tiro da 9 metri. Toccato il pallone. Forzatura italiana. Stiamo giocando 2:30, Corrales. Con troppa precipitazione. È il momento di mettere a posto tutto, Voglio stringere i denti. Calma. 2:20, non perdere la testa in attacco, Corrales. Prendi il tocco di Dueñas, stoppato, Reyes fallo su di lui di Galanda. Reyes, allora ricapitoliamo, siamo a 2:16, 46, 54, due tiri per loro, 5, quinto fallo di Galanda, grave perdita.
quattro falli anche di Myers, come sì, opportunamente ricorda Jacobini dallo studio, ed è certamente una situazione delicatissima, delicatissima, sette, perché quattro falli Herreros in panchina. Non può andare Herreros, ma ovviamente non può andare nemmeno Myers, è troppo importante in questo finale. Sbaglia il secondo fallo, fallo, calma, c'è fallo, sì, adesso non vuoi brontolare, se l'ha spinto. Dunque fuori Galanda, il primo a uscire, quattro falli per le due stelle, il capitano azzurro Carter Myers, Alberto Herreros per le Furie Rosse, ma si va dall'altra parte a tirare e sono tiri liberi delicatissimi. Sai cosa qui diciamo? La palla è un macigno. Bravo, che pesa quintali. Diciamo noi? Quanto pesa? Pesa quintali, perché adesso ogni tiro fucca, è una cosa, una sofferenza. Una come una piuma, Sì, sì. Ancora una dedica punti, alle gemelle. 8 punti. Lo abbiamo dedicato alla piccola Alessia di Basile. E questo giusto. Benissimo per noi. Benissimo. Corretto, corretto. Benissimo corretto per il noi. Tocco, corretto il tocco, non era canestro, ma la palla è delicata. Adesso noi possiamo giocare lungo. 2 minuti. Loro devono 8. Per forza far fallo. 8 punti. Myers. Bisogna girare la palla lontano dal canestro per qualche fallo. Secondo e poi avvicinarsi. Fallo, fallo. Non c'è fallo. Fallo. Non c'è fallo. Myers blocca per lui. Scusa, il Fuchskan. Questo è fallo, sì. Vabbè, insomma, voglio dire, gli ha fatto lo sgambetto. Come ha visto quando vai lì che con tre palle ti danno un coso, un giochino. Qui ha dovuto fare tre falli per prenderne uno. Insomma, la bambolina. Dire, una bamboletta. Myers, vediamo se 8 punti avanti. Riesce a dedicare ancora qualcosa ma a Joel. Siamo sicuri che il cronometro va bene. Ma non lo so. Non passa mai. Il primo. Primo. È per Joel. Il 56 primo. Italia, 47 Spagna, 1,55. 2 su 2 per il capitano Myers. Quando c'è l'arrivo bisogno. L'arrivo sta piano piano avvicinandosi. 5-6-4-6. 5-6-4-6. Per la Spagna è già un tiro importante. Corrales da 3 punti. 56-49. 56-49 no, meno 57, 6. Scusate, 57-50. 57-50 è stato aggiornato ora il tabellone. 57-50. Stoppato da una tripla marcatura Myers. Due tiri. Che allora, finale, 1-34, abbiamo 57-50, vince l'Italia, Carlton Myers due tiri, adesso dobbiamo per forza fare una difesa di quelle al fulmicotone. Myers non devono segnare, dobbiamo recuperare una palla. Sbaglia il primo. 1-34. 1-34. Più 8 Italia, 1 su 2 comunque. Bravo, eccellente. Quasi 30 bravo minuti di campo. Carlton. Myers 14 questo punti. Questo piccolo è una roba pazzesca. Scatenata ovviamente la Spagna in questi minuti finali, sta accelerando perché deve disperatamente forzare i ritmi. Deve costringere a spendere falli l'Italia, deve andare in un'etta. Ma non deve far fallo Abbio, dai su, non esiste. Quarto fallo anche per lui, quarto fallo per Myers, quarto fallo per Abbio. Sì, ma per Abbio vuol dire, ci abbiamo ancora Basile. Abbiamo... Corrales segna. Corrales è stato micidiale, 5-8, 5-1, finale del campionato d'Europa, quasi in volata. Ragazzi, un minuto e 30. Picchiano qui questi qui. Fai fallo. Tieni la palla. Myers fallo. Myers fallo. Io non sono per esempio Franco per queste azioni così solitarie, io sono per un gioco anche qui costruttivo, anche perché nel gioco costruttivo perdiamo più tempo e quindi c'è una circolazione di palla. E adesso io non voglio che nessun giocatore può prendere la partita in mano e vincere da solo. Estayer, 5 falli Estayer, eccolo qui, grazie alla regia. E allora, che aveva detto ad Antib Franco Polti? Aveva detto... porterò Virank al Tour e l'Italia arriverà in finale, era d'accordo. Volevo con devo dire che non l'abbiamo mai detto perché siamo stati superstiziosi fino adesso, ma noi lo dicevamo dal primo giorno, sì. E trovando in lui anche un sostegno avevamo avuto ancora lui è un grande e... aveva ragione a portare Virank, quest'anno ha vinto il campionato con Gost, il Giro d'Italia. Ma chissà, adesso vediamo, però ti dico una cosa, siamo veramente qui a un passo, 1.24 ci abbiamo l'arrivo e adesso l'arrivo. Sì, l'arrivo in fondo là, lo vediamo, abbiamo 6 punti. Cosa gli altri in fondo? Sono in... cosa vedi lì in fondo? Vedo una roba eccezionale che ti dirò alla fine, Franco. Tanti anni di sofferenze, tanti anni di anonimato, l'Italia per 16 anni non è stata niente in Europa a livello di Lombardi, mi sbaglio agli occhi lucidi? Sì è un momento storico per tutti noi. Ma non è ancora finita con Lombardi. Vabbè, fammi sognare almeno adesso. 1 e 20, 58 Italia, 52 Spagna, 1 e 24.
Dino Meneghin, Silvestri, Crespi. Che tensione. Stanno soffrendo. Segna il primo, Carlton Myers. 5-9, 5-2. 5-9, 5-2. Segna anche il secondo. Abbiamo Carlton Myers. 60 piccolino. Italia. Myers 10 su 12 dalla linea. 10 su 12. Non far fallo, Abbio. Non fare fallo. Non bisogna far fallo. Più 8 prova Herrero. Scorto. Abbio la palla in faccia a Marco Nato. Peccato. 1-12. Non riusciamo a prendere questo benedetto pallone. 1-12. Rimessa Spagna. Non facciamo fallo. Non facciamo fallo. Facciamo scorrere il cronometro, ragazzi. Deve girare il cronometro. Siamo negli ultimi due minuti. Il cronometro ora si ferma sempre. Corrales, che numero! Il tocco di Reyes. Poi l'Italia strappa il rimbalzo difensivo. Un minuto, è l'ultimo minuto del campionato d'Europa. È l'ultimo minuto. Fallo su Myers. Fallo su Myers. È tutta in piedi la panchina italiana. Ecco Dino Meneghin. Guardate questa immagine. Guardate, è sempre lui. È sempre lui, Dino Meneghin. L'Italia si sta avvicinando all'arrivo, ragazzi. Anche Mattioli, capo delegazione, in piedi a Antibes contro la Croazia. È un arrivo effervescente. 56 secondi, 3 decimi. È il 13° tiro libero del capitano. È un 13. Andiamo avanti. Il primo va. 52-61. Vediamo qualche tricolore che sventola. 2 su 2, 12 su 14. 2 su 2. 10 punti 2, 5, avanti. 2. 10 punti. Disperato tentativo finale della Spagna. Herreros. Dueñas. Herreros. Dentro va a concludere. Scarica per Reyes. Bene. Segna Reyes. 42 secondi. 40 secondi. Ora devono far fallo subito gli spagnoli. Ma Meneghin va in slalom. Che brutto fallo di Reyes. Che brutto fallo di Reyes. Lo ha spinto. È un atto sportivo classico. Io capisco brutto però fallo che... di Reyes. Andrea Meneghin a terra. Finale drammatico di questa partita. Mamma mia. Ha fatto Andrea volo, Meneghin a terra. Guarda l'espressione di Dino. L'espressione di Dino è... Attenzione, Dino, gioca brutti scherzi. È dirigente e anche padre, caro Franco. Guardate, guardate, vada... da Rems e ora lo ha tranquillizzato, gli ha detto non c'è problema, nessun problema. Evidentemente Andrea deve aver detto Caleani, qualcosa subito, ma vicino, si rialza, dottore, si rialza per fortuna subito, deve aver subito tranquillizzato tutti. Eccolo qua Andrea, eccolo qua, sì. Dai Andrea, forza, ultimo, fai un ultimo sforzo. È molto molto arrabbiato, guardate che brutto fallo di Reyes, che brutto questa fallo. È una zona di rugby, non è una zona di pallacanestro. Che brutto fallo, viene abbracciato da Bonora in panchina, da papà Dino. Andrea arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, si è ripreso. Poi... De Paul in lunetta. Un po'. Va bene, questa è la giusta punizione, fargli due punti e la palla in mano, sarebbe una punizione giusta per un fallo antisportivo. E gli applausi e gli abbracci. Siamo a 10 e guardate punti. L'abbraccio di Dino Meneghin. L'abbraccio Italia di Dino Meneghin. Un momento storico, signori. Ah, ad Andrea se Meneghin. Mi permettete, siamo Carlton un po' Myers, tutti emozionati. Lo scarico per De Paul, 30 secondi alla fine del campionato d'Europa. 30 secondi, 64-54, si alza l'urlo Italia-Italia nell'Omnisport di Bercy. 20 secondi, chiama time out. Lolo Sainz va a segnare, forse no, sbaglia. Carlton Myers, 15 secondi, 10 punti. Non far fallo, non far Corrales, fallo. Corrales, in azione di transizione si arresta, lo scarico lascialo per Romero, tirare. Prova da 3 punti Romero, segna da 3 punti, sì, 7 secondi e 5 secondi. Decimi, è fatta. Tiene la palla. 5 tiene secondi, la palla. Carlton Myers sulla linea laterale, ha paura di un fallo brutto ancora. 2 signori, secondi. Siamo campioni secondo. D'Europa. L'Italia un è sogno. Campione d'Europa, un sogno che si avvera. 16 anni dopo, Nanto 83, l'Italia torna sul trono d'Europa ed è festa grande, una grande soddisfazione, una serata memorabile. Magica. A Parigi è Douce France per l'Italia, dopo Nantes Parigi ci porta bene ed è un momento storico, festa per tutto il vertice dello sport italiano presente, il presidente del CONI, Petrucci, il segretario Pagnozzi, il presidente della FIB Maifredi, il segretario Blasetti, fanno il giro di campo, i giocatori italiani, è festa grande per la nostra squadra. Corre in campo Maifredi, Pagnozzi, tutti ad abbracciare il commissario tecnico Boscia Tanjevic. L'Italia è campione d'Europa e Carlton Myers arriva alla giornata più bella della sua vita sportiva. Siamo i primi in Europa.
siamo i numeri uno. Arriva il re d'Europa, Bosch Altanovic, e come ieri, complimenti, punto. Complimenti, la squadra ha giocato molto bene, ha controllato la partita praticamente dall'inizio fino al fine. Il spettacolo forse è mancato un po', ma anche perché loro hanno abbassato ritmi mettendo in gioco la difesa zona, dove si è un po' perso di spettacolarità. Ad ogni modo è stata proprio una operazione al cervello fatta precisamente, Boscia, che nessuno di organi ne è mai mancato dopo la partita. Boscia, è il tuo momento migliore, è un sogno. Sono io, ogni 25 anni vinco qualcosa. Senti, ma mi dici una cosa, io non l'ho mai provato, ma che cosa si sente? Ma no, sono un po' svuotato. Dai, dimmelo, perché non lo so, cosa si sente? Sono un po' svuotato. Sei felice? Abbastanza. Grazie ragazzi. Bosch Altanovic va ad abbracciare i suoi ragazzi. Noi intanto, mentre arriva tutta la squadra a festeggiare, saremo di nuovo qui fra poco. Una notizia: Roma ha ingaggiato Harry Williams, è un'altra grande notizia. Il basket italiano oggi vive momenti, ma oggi la notizia è l'Italia. Oh, ma guarda che festa! Una festa straordinaria. Fucci abbraccia Dino Meneghin, arriva anche Galanda, e poi mandiamo la pubblicità. Giacomo Galanda al volo, allora complimenti anche a voi tutti. Grazie. Una squadra magnifica, una magia, una sofferenza più che altro, perché alla fine stavano cedendo le gambe, però col carattere, con la voglia e con tanto, non lo so neanche io cosa. Ma sei il miglior tiratore da tre della squadra, ma ti rendi conto? Stasera non è andata, però comunque non importa, hai fatto grandi cose. Non importa, perché l'importante è questo grandissimo successo che mancava da anni e che veramente penso che ce lo siamo meritati. Grazie Giacomo Galanda. Allora, pochi istanti di pubblicità, guardate la festa di Galeani su questa immagine. Andiamo un attimo in pubblico qua, dunque, con il numero uno dello sport italiano, il presidente del CONI, Gianni Petrucci, vive un'altra serata memorabile, una gioia immensa. L'Italia del basket è campione d'Europa. Emozione straordinaria, veramente non credevamo di arrivare a questo punto. Lo dicevamo prima, la realtà è che è un risultato straordinario, sensazionale, tutti gli aggettivi superlativi assoluti. Mi ha chiamato adesso il sottosegretario Minniti quasi in diretta per fare i complimenti a tutta la squadra, a tutti voi che avete ben collaborato. Prima mi ha chiamato il presidente Zaccaria, quindi quando si festeggia si devono citare tutte le persone che hanno gioito insieme a noi. E ripeto, sono particolarmente contento perché questo nuovo Consiglio federale parte con una medaglia d'oro. Sono contento, lo sport ovviamente è entusiasta, quando si vince nella pallacanestro sono medaglie che pesano come tutte le altre, ma venendo io dal basket in modo particolare l'ho sofferta e adesso ne gioisco. Che effetto fa vedere queste immagini, Petrucci? Effetto che tutti i momenti bui sono alle spalle. Mi ricordo, non possiamo dire che è commosso, perché non la vedono, perché vedono queste immagini. Ma più che commosso, mi ricordo da quando siamo partiti, il merito è di Messina, di Tanevic, due grandi allenatori che hanno riportato il basket. Adesso una cosa importante, il basket non deve sprecare questo momento straordinario. L'audience di ieri, l'entusiasmo che ci sarà, che c'è qui, che c'è in Italia, il messaggio che diamo ai nostri dirigenti federali, Manfredi in testa perché lo merita, perché ha sofferto insieme a tutto il Consiglio federale, e che insieme alla Lega sappiano trarre dei vantaggi. Il basket italiano è forte, l'Europa significa anche il mondo se mettiamo gli Stati Uniti. Ed è un grande momento comunque per tutto lo sport italiano. Lauro? Se lo dico io sono di parte. Torino, campionati europei, ripeto sempre, atletica, tiro con l'arco, pallavolo, canottaggio, tutti straordinari successi, scherma. E in un abbraccio a tutti quanti quelli che stanno facendo grande lo sport italiano. Il basket lo meritava, avevamo troppo sofferto. Grazie al presidente del CONI, Lauro? Gianni Petrucci. Sì. C'è ancora il presidente lì? Sì, è qui. Volevo chiedere se in questo momento non rimpiange, tra virgolette ovviamente, di non essere ancora presidente del basket. Adesso è curiosa questa cosa, perché ci ha raggiunti anche il presidente. Sentiamo Petrucci, poi Maifredi. Ecco, ma l'ho detto che lo merita Maifredi, perché è un Consiglio federale serio che è partito col piede giusto. Devono sfruttare questo successo, perché è tutta gente che stava con me. Io oggi non c'entro niente, ma è giusto che lo abbia Maifredi, che si è conquistato da tanti anni nel basket. È presidente di una grandissima federazione ed è logico che sia lui adesso a gestire questo successo. Lo merita.
E allora sentiamolo, sta tremando come una foglia, sta tremando come una foglia il presidente Maifredi. È un sogno che sembrava irrealizzabile, è arrivato, è stata anche oggi una sofferenza, ma alla guardi, fine guardi, ragazzi. Sono felice, effettivamente dopo 16 anni stanno ricordando che Basile ha avuto da poco una bambina, quindi Alessio. Anche loro, Alessia, sì, è una grande felicità per tutto il movimento. Io credo che questa occasione sarà sicuramente da utilizzare per far credere che il basket italiano, puntando sui giovani italiani, anche perché è una squadra ancora giovane, potremo avere un buon futuro. Quindi... E ha vissuto con il segretario Blasetti, che è qui vicino, tanti momenti anche negli anni scorsi. Barcellona, l'argento era già un passo importante dell'Italia, vice campione d'Europa contro la Jugoslavia, maestra campione del mondo in carica e ora uscente in Europa. È vero, Barcellona era stata una premessa, oggi è stata la conclusione di questo grande lavoro che i nostri allenatori hanno portato avanti. Una grande soddisfazione per un neo presidente, io credo che sicuramente mai una felicità abbia raggiunto il livello che ha toccato in questi giorni i dirigenti, tutti i dirigenti che sono venuti qui a Parigi per essere vicino alla nazione. Grazie presidente Maifredi. Grazie a voi, grazie. Grazie Maifredi. Blasetti, mentre vediamo la Spagna, medaglia d'argento, abbiamo visto il presidente della federazione francese Maignini, ex arbitro internazionale, oggi numero uno della federazione di Francia, con Stankovic il numero uno. E intanto vediamo i tifosi italiani, ecco, sono centinaia arrivati, come detto, da Borgo Valditaro, da Milano, da tutte le parti. Blasetti, battere la Spagna 16 anni dopo Nantes per un uomo che ha vissuto tanti anni. Io ero presente anche a Nantes, vuol dire che non sono tanto bambino, però penso che questo europeo valga molto di più, perché con la divisione degli stati Russia e Jugoslavia noi abbiamo almeno 3 posti in più da conquistare sulla carta, quindi questo sicuramente è un oro doppio. Poi per tutte le difficoltà che ci sono state, per le partite magari bella con la Croazia e poi persa, quelle con la Russia e Jugoslavia, quindi veramente un oro che vale per 2 volte. Qualche lacrima, Gianni Petrucci deve tirar fuori il fazzoletto, perché sono momenti indimenticabili che stiamo vivendo, certo. Con grande soddisfazione, con grande gioia, perché indubbiamente quando si aspetta quasi 20 anni, sì, anche perché questo è uno sport dove onestamente sono stati ingoiati tanti bocconi amari, sì, e poi il livello tecnico è cresciuto, alzato, enormemente. Delle 16 squadre partecipanti all'europeo, forse solo l'Ungheria era un po' un gradino sotto, le altre 15, compresa la Bosnia e la Grecia, erano tutte dello stesso livello, quindi arrivare primi con 15 squadre di alto livello penso che sia un grandissimo risultato. E intanto è arrivata, grazie Blasetti, è arrivata anche la telefonata di Carraro, anche grazie Blasetti, anche Carraro ha voluto farsi sentire la sua voce qui a Parigi. Dunque complimenti a tutto lo sport italiano, e questo è Lolo Sainz. Facciamoci complimenti anche io e te, perché abbiamo portato fortuna, voglio dire, siamo partiti in sordina, però noi ci abbiamo sempre creduto. Il nostro motto, il primo giorno che ci siamo visti, è stato fino a Parigi, insieme, fino in fondo, e ci siamo arrivati, e ci abbiamo voluto credere, abbiamo forse rischiato Dadone, ma arrivare a vivere questo momento credo che resterà nella storia. Io vorrei fare anch'io personalmente una dedica al mio maestro Aldo Giordani, e in questo momento anche al mio papà, che non c'è più. E qui c'è l'Italia che sulle note di We Are The Champion, le medaglie d'oro sono sul piatto, e la squadra azzurra offre questo spettacolo indimenticabile. Oggi non hanno vinto solo loro, Franco, ha vinto tutto lo sport italiano. Tutto lo sport italiano. Oggi finalmente ci sentiamo qualcuno, Franco. È bellissimo. Credo che sia un'atmosfera fantastica. Carlton Mayer. Non molla il pallone, Carlton. Non lo mollerà più. Secondo me se lo porta a letto. E allora, nome per nome, eccoli qui, vediamoli, seguiamoli, se la regia ci aiuta. 12 Davide splendidi ragazzi. Buonora. 12 Giacomo splendidi Galanda. Ragazzi. Denis Marconato. Alessandro De Paul. Carlton Myers. Andrea Meneghin. Alessandro Abbia. Michele Mian. Roberto Chiacic. Marcelo Damiao. Gianluca Basile. In panchina Boscia, Tanjević, e con lui Marco Crespi, Giovanni Piccin, l'altro assistente Boniciolli. Ecco le medaglie d'oro,
non lo molla più il pallone il capitano. Sai, quando vince una manifestazione di questo genere la sogni per tante notti, è un momento magico. Poteva essere sogno o incubo. È stato un grande sogno. Ringrazio tutti gli sportivi italiani che ieri sera ci hanno dato con il loro assenso guardandoci un grande soddisfazione. Mi auguro che oggi siano altrettanti a vedere la televisione insieme a noi. E allora siamo quasi alla chiusura, sì. Ancora tre minuti. Non vorremmo finire mai, Franco. E questi sono momenti che vorresti vivere tutta la vita. Vogliamo ringraziare, però dobbiamo finire. Ancora Telepiù che ci ha permesso di vivere questa giornata ancora di diretta. La televisione. E tutta la Rai, i direttori di rete. Vogliamo che ringraziare sono stati il direttore di Rai Sport, Giovanni Bruno, i vice direttori di Rai Sport, tutti. E naturalmente tutti quelli che hanno collaborato, il nostro Ezio Biancodolino che ci ha seguito passo passo da Antibes fino a Parigi. Franco, un mio ringraziamento personale a te che mi hai fatto vivere una cosa straordinaria. Grazie. E allora c'è il momento dell'inno, eh? Sì. Beh, sai Franco, sono ancora molto emozionato. Ancora qualche lacrima, eh? Sta per arrivare la coppa. Sì. Un grazie anche allo studio di Saxa Rube. Grandissimo grazie allo studio di Roma che ci ha aiutato, veramente grandissimi, anche delle osservazioni molto argute e molto intelligenti. Salutiamo anche Mattioli, Bianda ed ecco la coppa dal numero uno della FIBA, Stankovic al capitano dell'Italia, Carlton Meyer, l'Italia, signore e signori, è campione d'Europa. E allora vediamo questa coppa meravigliosa. Centinaia di flash, decine e decine di fotografi intorno, il momento della festa e sarà notte memorabile a Parigi. Anche noi, Elisi, anche noi Franco. Sui campi Elisi, da Maxime. Dopo la festa del mondiale del calcio francese, arriva la festa del tricolore italiano per l'europeo. 16 anni dopo Nantes, chissà quando ci sarà il prossimo europeo in Francia. Dai, speriamo presto. E allora il momento dell'inno, silenzio, tutti in piedi. Mentre lo speaker ricorda che il prossimo europeo si svolgerà nel 2001 in Turchia, dopo l'Olimpiade del 2000 a Sydney, dove ci saremo, è il momento dell'inno. E il miglior giocatore, attenzione, della rassegna continentale MVP, Gregor Fucsca, che quasi non crede alla comunicazione dello speaker. C'ho piacere. Gregor Fucsca, sono MVP, felice per lui. MVP dell'europeo. Grandioso Fucsca. Grandioso, è uno dei giocatori che io ho portato fino in fondo. Grandioso. Gregor Fucsca, e guardate che la regia ci propone anche degli highlights di Gregor. Bellissimi, eh? MVP, la gioia di Aldo Vitale, grande dirigente della FIBA. Vediamo se arriva l'inno nazionale italiano, perché credo che sia veramente la più degna chiusura per tutti gli sportivi che hanno seguito questa lunga diretta su Rai 2. L'inno di Mameli. Le ultime note dell'inno di Mameli, è la degna chiusura, c'è una stella nel cielo, la stella dell'Italia, campione d'Europa, grazie Dado Lombardi, grazie a tutti voi da Franco Lauro, l'augurio di una buona serata e la linea può tornare a Roma.